ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo qui nella carriera allenatore di FIFA 20. Oggi siamo con lo Sturm Graz in calcio B, chiamata comunemente Serie B. Allora, ho già fatto tutto il mercato, dove ho comprato Lewis da sotto a sinistra e questa è la squadra. Come vedete c'è Pep. Sì, ho deciso di fare una cosa perché ultimamente girano in giro delle carriere dove ci sono tipo giocatori speciali e fortissimi. Ecco, lo Sturm mi piace aver messo Bep, icon strabiliante dello Sturm Graz, che ci sta tantissimo, però c'è qualcosa che basta. Come mai la dettura difensiva è bassa? Vabbè. E quindi questa è la squadra. Partendo dalla difesa, Siebenhandler in porta, Lewis, Spendolfer, Doncor e Sakic. Poi Ljubic, Kitesvili e Dominguez. Poi Rocher, Bep ed Espodov, di cui Rocher ed Espodov sono in prestito. Ho già fatto il mercato, come ho detto, mi sono avanzati 5 milioni e fra i giocatori che volevo prendere c'erano loro due, che però non sono riuscito a prendere perché non avevo abbastanza soldi, peccato. Allora, Malang Sarr, penso che non lo prenderò mai più praticamente, a meno che non riusciamo ad avere i soldi. Arons... Forse a gennaio, se la serie non mi fa incavolare, quando venderemo Sakic se ci riusciamo. Ma noi andiamo a giocare contro il Salerno per la prima partita. Eccoci quindi allo stadio dello Sturm, di cui non so il nome perché ovviamente non posso essere preparato sui nomi. Mi devo ricordare di vederlo, quindi per la prossima partita c'è, sempre se riusciamo a farne un'altra. Ma va bene lo stesso, intanto facciamo subito la prima azione. Ljubic, Lewis. L'esordio per lui con la maglia dello Sturm. Attenzione, Rocher prova a girarsi, non riesce. Lombardi lo intercetta, però ancora Ljubic. Attenzione, Kitesvili si gira Vincenzo Beppu che non riesce a prenderla. Rischia il rigore, però ancora non è niente. Juan Dominguez, ancora per Vincenzo Beppu che prova a girare. Vincenzo Beppu! Ed è 1-0 Sturm al sesto minuto di gioco. Vincenzo Beppu con la 17. Chissà come mai, riesce a trovare il gol. Ma andiamo! 1-0 subito. Giannetti per giallo. Attenzione, di tacchio sulla fascia. Lombardi ci prova ancora di tacchio. Dietro ancora per Lombardi. Ma raga, la smettete? Attenzione, giallo! Siebenhandler! Paratona del portiere. Attenzione, giallo sulla fascia per Lombardi che prova il cross. Riesce. Attenzione, Siebenhandler! E poi prova la rovesciata a Sofian che manda fuori, oppure calcio d'angolo, no, la manda fuori. Fine primo tempo, 1-0 per lo Sturmino. E vediamo un pochino se ci sono dei cambi da fare. No, sono abbastanza pieni, andiamo a giocare il secondo tempo. Vincenzo Beppe! Ancora lui! Dopo due tiri murati dei difensori riesce a trovare il gol. Bella giocata di Despolo che poi passa la palla a Vincenzo Beppe, però il difensore è bravo anche lui che la riesce ad intercettare, poi Vincenzo Beppe la butta nel 7. Raga, voi direte sì, ma tu citti con Vincenzo Beppe 99. Lo so, è per questo che l'ho creato. Però dai ragazzi, mo seriamente avrebbe segnato chiunque anche se non avessero intercettato il pallone. Calcio di punizione. Calcio di punizione per noi, da una buona zona, comunque ci sta. E vediamo un pochino se riusciamo a fare gol. Vediamo un po'. Ah, la parata, Mikai. Peccato. Tra l'altro è stato espulso il loro giocatore. Era ultimo uomo per questo. Attenzione! Ozan Kitesvili prova il tiro, Mikai! Ferrero Rocher, dietro per Ljubic che prova il tiro, Ljubic, Mikai. Attenzione, Kini, Sofian, attenzione, prova il tiro, traversa. Oh mio Dio, lo vedete che fanno anche loro le azioni e mi stanno mettendo troppo in pericolo. Fine della partita, 2-0 per noi con un cartellino rosso per il Salerno. E bene, iniziamo bene la prima partita, subito con una vittoria. E ok, il content per il video per il momento c'è. Andiamo alla prossima partita. Partita contro il Chiavari che andrò a simulare. Allora. Ci sono un po' troppi giocatori. Allora, Vincenzo Beppe è in nazionale, quindi deve giocare Balag. Despodov pure. Quindi facciamo giocare Friesen, non lo so, non lo voglio dire. E poi Trammer. Sì, aiuto. Raga, paura. Raga,
Raga, ho paura perché questa qui la perdiamo, sicuro. Ora io la voglio simulare, ma sappiamo già che la perdiamo, dai. Cioè, abbiamo la squadra di riserva perché i nostri migliori sono in nazionale. Oh, invece no, 3 a 1 con doppietta del nostro adorato Kiteshvili. Ok, GG. Va bene, non me l'aspettavo onestamente, dato che ci mancavano mezzi titolari. Tra l'altro oggi non ho la voce, non capisco perché. Vabbè, facciamo che non alleno adesso i giocatori, così alleno pure gli altri. Quindi, niente, andiamo a giocare la prossima partita contro la Spezia. Eccoci quindi di nuovo allo stadio dello Sturm, di cui non so il nome, adesso lo vado a cercare definitivamente. Allora, stadio Sturm Graz. Allora, Stadion Graz Liebenau, ok. Eccoci quindi allo Stadio Graz Liebenau per giocare contro la Spezia. Despotov, tutto so. De ha fatto tutto Despotov. Cioè, ok, non me l'aspettavo nemmeno. Cioè, ok, bravo Despotov, se l'è riuscita a riprendere per due volte. Ha fatto una finta, ha fatto un tiro devastante. Scuffetta è rimasto immobile e l'ha preso il gol. Raga, che ci posso fare io? Attenzione, Rocher, nonostante non fosse per lui la palla. Rocher si gira, cross in mezzo. Attenzione, Kvitešvili non riesce a prenderla. Terzi, poi la spazza via di rovesciata. Peccato, peccato. Calcio di punizione. Vediamo un po'. L'hanno deviata tantissimo. Va bene. Guardate che tiro di Kvitešvili. E poi guardate la paratona di Scuffetto, nonostante sia Scuffetto, cioè non è chissà chi, eh. Vabbè, vai Doncor! Vincenzo Pep! Non ci credo! Cosa stava facendo? Dai, raga, no, dai, no, questo lo voglio vedere al replay, no, questo lo voglio vedere al replay. Questo lo voglio vedere al dannatissimo replay, cioè, ragazzi, voglio vederlo al replay questo, cioè, guardate qui, qua c'è la palla d'Espo, dopo fa una giocata assurda. E poi mi fa fallo Scuffet e non fischia. Mannaggia. Vabbè, dai. Calcio d'angolo. Ok, vai. Bravo Despotov. Ok, dietro per Doncor. Kiteshvili. Odar! Non ci credo. Vince! Fuori gioco. No! Odar Kiteshvili! Primo. No, non è Kiteshvili. Che stavo dicendo? Non è vero. Chi è? Liu? Chi è? Pensavo fosse Kiteshvili. Chi è? Allora, assist di Despotov, sì, chi è il numero 30? Scusate, non so chi è. Ah, è Ljubic! Ljubic segna il gol del 2-0 contro la Spezia. Yay! Finisce così la partita, quindi con un 2-0 per noi. Ecco quindi com'è andata la partita, 2-0 per noi con gol di Ljubic, Despotov e Galano che fa il gol. E andiamo a simulare anche quella col Cremona, che secondo me ci sta, dai. Allora, vediamo un pochino. Facciamo un po' di turnover, giusto perché sì. Allora, mettiamo Balag, mettiamo nessun altro. Direi di mettere Jäger e non qui. E mettiamo Leitgeb. Poi in difesa mettiamo. Dove sta la. Cioè, non ci dovrebbe essere una. Ah, no, l'ho venduto. Ok, perfetto. E direi che facciamo giocare Schützenhauer in porta, dai. E basta, secondo me ci sta così, dai. Poi rimettiamo i titolari. Vediamo come va. Oggi ne abbiamo giocate e simulate 5. Simuliamo contro la Cremonese e vediamo un po' come va con la formazione da turnover. Vediamo un po'. 2 a 1 di nuovo con Sakic e Lewis. Hanno segnato i terzini. Va bene lo stesso, l'importante è vincere. Siamo a pari punti con l'Empoli, quindi siamo primi in classifica. Ok, vediamo un pochino. Allora, con il Pisa ci giochiamo il prossimo episodio. Che squadra ha il Pisa che dovrebbe essere più avanti di noi? Dove sta il Pisa? Non è vero, è più dietro. Stavo scherzando, non so le lettere. Ok, vediamo un pochino. È più scarso di noi, quindi niente. Quindi ragazzi, da questo mi è tutto. Vi ricordo di lasciare like, un commento, iscrivetevi al canale, se tu mi sei su Twitch, link in descrizione, attivate la campanella per ricevere notifiche da moi. E da questo è tutto. Bye bye!